Buonasera a tutti. Uh, um, presentare Andrea Moro uh, non ha bisogno di presentazione, sono qui per amicizia con lui. Lo conoscono tutti perché è un autore di libri che sono stati pubblicati in tutto il mondo. È un linguista, è professore alla IUS di, uh, di Pavia, e uh, soprattutto è uh, alunno di Chomsky, di quella corrente che ha unito in, ormai indissolubilmente la, la lingua, il linguaggio con il cervello, con le neuroscienze, con, no? scoprendo questa, questa unità veramente incredibile di uh, spirito e corpo, di coscienza e di suono. E, di, uh, <coughs> e uh, questa sera poi ci intrattiene su un tema che è, accattiva a, a, è, è accattivante, non sappiamo ancora bene, vi faccio notare che non è parole o scene, eh? sono pensiero o scena, quindi è diverso, eh? però molti saranno stati attirati anche da questo. Uh, è autore di molti libri più recenti che troverete giù. Sono un'intervista bellissima a Chomsky uh, che ha fatto che si intitola I Segreti delle Parole. E uh, il tema che anche questo lo, lo interessa tantissimo, e che penso che stasera ce ne parlerà: la razza e la lingua. Li trovate poi giù al, al desk. Uh, io lascio senz'altro la parola a lui, così uh, entriamo nel, nel merito e uh, Avremo la possibilità di fare tutte le domande che vogliamo a lui. Mi raccomando, approfittiamo di questa occasione. Grazie. Grazie della tua presentazione. Eh, possiamo mandare le, le immagini appena si vuole. Volevo ringraziare dell'invito in questa sede prestigiosa, autorevole, in questa serata di un periodo di siccità dove ancora con un po' di acqua saremmo arrivati in canoa. Quindi ringrazio chi ce l'ha fatta venire qui, ringrazio chi è collegato e chi vuole seguire. Ora, il viaggio che vi propongo questa sera è un viaggio eh, curioso che io non avevo progettato. È come tutti i viaggi che non si progettano, poi alla fine diventano più divertenti. Ed è un viaggio che mh, tiene insieme due punti di riferimento, miei cioè culturali e se volete anche affettivi, cioè da una parte la teoria delle lingue naturali eh, di Chomsky e dall'altra parte la lettura di Dante. Dante ovviamente è stato percorso in lungo e in largo, il 21 è stato il centenario, eravamo quasi tutti chiusi in casa. Eh, di Dante si è parlato tantissimo del Dante della commedia ovviamente. E c'è un altro Dante che conoscono tutti, che però è meno frequentato, che è il Dante del divulgare eloquenza. Ed è un Dante che mi ha sorpreso, fuori da ogni possibilità di previsione, e io ho deciso... Che questo viaggio lo restituisco facendovi vedere le diapositive di viaggio. È evidente come tutti i bei viaggi, tutte le diapositive, eh, tutti i posti possono suggerire diapositive diverse, quindi magari il viaggio che faccio io non è quello che fareste voi, però lo voglio fare insieme a voi. E inizio senz'altro, promettendovi anche di svelare non solo il pensiero oceano, ma ho pensato eh, che da quando ho ricevuto questo invito ad oggi c'è un fatto che riguarda il linguaggio che eh, ha turbato molti, ha turbato in modo positivo e in modo anche negativo ed è l'esistenza di questa macchina che si chiama ChatGPT per uh, chi la conosce e la sicuramente sentire nominare, che sembra sfidare la nostra competenza e la nostra conoscenza del linguaggio naturale vorrei farvi vedere che tutto si tiene, come direbbe Ferdinand de Saussure, e quindi anche anche la sfida che questa macchina pone mh, può essere risolta secondo una certa prospettiva. Ma iniziamo senz'altro. Um, Dante, che parla di linguaggio, è un consapevolissimo iniziatore. Dante, certamente, lo, vi, ve lo ricorderete, eh, dal Paradiso sa benissimo di essere una prepista: lui dice, L'acqua che io prendo giammai non si corsa, Cioè, lui. È consapevole di essere il primo a iniziare molti filoni, certamente è anche il primo che si vuole occupare di un certo aspetto della lingua. Allora, le, le slide che vi ho preparato sono quasi tutte delle citazioni: il testo è in latino, la traduzione è mia e ho cercato anche di confrontarmi con traduzioni autorevoli. Vediamo che cosa dice Dante di se stesso quando parla di consapevole iniziatore. Non ci consta, parla Dante. Che nessuno prima di noi abbia affrontato la trattazione della lingua volgare. E tuttavia, a quanto vediamo, proprio tale lingua è assolutamente necessaria a tutti, perché non solo gli uomini, sospensione, ma anche le donne e i bambini tendono ad essa, per quanto la natura permette loro. Questa è una citazione molto importante, ovviamente. Questo è un uomo del Medioevo che sta dicendo che esiste una lingua che È necessaria a tutti e il richiamo alle donne e ai bambini, evidentemente, è un richiamo clamoroso all'interno di quel contesto culturale. Ma è ancora più clamoroso il modo in cui definisce la lingua volgare. Ora è evidente che volgare tradu traduce vulgaris, ma non è così ovvia la traduzione del termine volgare, che, che poi in italiano ha preso anche una piega diversa, e tutti sapete che cosa vuol dire anche volgare. La cosa interessante è come la definisce Dante stesso. Quindi sentiamo quello che lui dice essere la definizione del volgare. Diciamo che per lingua volgare intendiamo quella con cui i bambini vengono abituati da chi sta loro accanto quando per la prima volta cominciano ad articolare distintamente le parole. Più brevemente, la lingua volgare è quella che si apprende senza bisogno di nessuna regola. Anche qui Dante sorprende. Una ipotesi ingenua sulla, su una lingua straniera è una... Eh, di solito è un riferimento al, al dizionario, alle parole, di io non so, non so una parola di giapponese, io non so una parola di turco. Guardate, Dante non sta parlando di parole, sta parlando di regole, quindi evidentemente ha già in mente un sistema, non soltanto dei punti e non soltanto delle stelle isolate, ma delle costellazioni che si chiamano grammatiche. Uno potrebbe pensare che l'idea di Dante di guardare alle lingue che si apprendono in modo naturale senza regole fosse davvero una scoperta di Dante lì per lì, in realtà noi non abbiamo la prova certa ma eh, sicuramente ci sono dei precedenti illustri, ce n'è uno clamoroso su tutti prima di dirvi di chi è ve lo leggo e dice chiamo natura, guardate natura eh, quindi c'è cioè un impegno notevole, culturale, ipotetico su questa definizione. Il caso nel quale tutti noi non chiediamo come declinare un nome dato, ma lo decliniamo da soli. Ecco chi dice queste frase è Varrone. E Varrone è Varrone che, nel primo secolo avanti Cristo, addirittura riesce a individuare nel sistema la capacità di um, essere in grado, senza istruzioni, di lavorare con le parole. Ora. Noi, io sto parlando italiano, voi evidentemente conoscete l'italiano, magari siete plurilingui, ma noi condividiamo un certo dizionario, quindi è, è difficile immaginare tra di noi di fare un esperimento su parole e sistemi nuovi. Però in realtà questa operazione, qui c'era il libro in cui ne avevo parlato, eh, mi permette di utilizzare un frammento di un esperimento, come diceva mm, il professor Ceroni Mauro. Io ho una tripla vita, nessuna delle, delle tre è riuscita tanto bene, ma insomma, in una di queste faccio linguista, nell'altra chiacchiero con neurologi, psichiatri e eh, neuropsicologi. Non sempre da paziente, come si dovrebbe dire, ma, ma da colleghi, e ehm, abbiamo inventato, abbiamo elaborato insieme degli strumenti con cui si cerca di capire come funziona il cervello rispetto al linguaggio. Una delle domande più interessanti è quanto conta il significato. Nel primo esperimento che abbiamo fatto qui a Milano all'Istituto San Raffaele, allora con Stefano K, Daniela Perani, Marco Tettamanti, un gruppetto che poi è rimasto più o meno coeso per quanto si può essere vicini quando si sta in università diverse, non, non certo con K, adesso che è mio collega alla scuola. Ci siamo inventati delle lingue con parole senza significato, che speriamo rimangano senza significato. Ce n'è una che è rimasta famosa per quanto può essere famosa una parola, una, una frase che è questa. Ora, il vostro cervello è pronto a sentire una verità sostanziale. Il gulco gianigeva lebrale. Il vostro cervello è disperato perché sta sfogliando le pagine del dizionario anteriore, ma spero che non trovi cosa sono i gulchi, che cosa sono lebrale, cosa vuol dire gianigere. Um, però se io vi chiedo che cosa è successo allebrale. Voi siete sicuri di potermi dire che sono state gianniggiate dal gulco e non ve l'ha detto nessuno. Quindi voi capite che io vi ho messo in grado, dandovi un frammento, di farvi tirare fuori questa capacità, senza istruzioni, di manipolare delle regole. Ecco, per un istante siamo tornati piccolini, siamo tornati a quel momento magico in cui abbiamo iniziato a comporre le parole tra di loro. Questo può essere tradotto in un esperimento, addirittura l'abbiamo fatto con una, con una PET, questo, con una... una Um, tomografia e emissione di Positroni. Dunque, andando oltre, perché devo portarvi poi a Dante, vediamo eh, che Dante, uomo del Medioevo, è ben consapevole che esistano lingue naturali, ma è altrettanto ben consapevole che a un certo livello si parla latino. E, e, e quella è una lingua, o si parla anche greco, e quella è un'altra lingua. Allora, cosa dice Dante rispetto a questo fenomeno strano, cioè l'esistenza di lingue naturali che si apprendono spontaneamente senza istruzioni e di queste altre? Dice questo: abbiamo poi anche oltre a questa una seconda lingua, cioè oltre al volgare, che fu chiamata dai romani grammatica. Questa seconda lingua è posseduta anche dai greci e anche da altri popoli, ma non da tutti. E guardate cosa aggiunge: poche sono le persone che giungono alla padronanza di essa perché. Non si apprendono le sue regole e non ci si istruisce in essa se non col tempo e con l'assiduità dello studio. Cioè ha escluso esplicitamente per il greco e per il latino l'acquisizione spontanea. Questo spartiacque nell'acquisizione del linguaggio che poi regge anche, che è il vero spartiacque. Della linguistica contemporanea, cioè l'elaborazione naturale di una lingua sull'esposizione dei pochi dati frammentari che noi abbiamo avuto da bambini e le lingue che abbiamo appreso, come direbbe uh, Lenneberg, che era un neuropsicologo del Massachusetts General Hospital, che si prendono dopo la pubertà vengono apprese secondo un sistema completamente diverso. Ecco, Dante è consapevole di questo e nel dire. Nell'osservare eh, nel, 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 nell questi due fenomeni, la lingua naturale che si apprende da sola e quella che invece per, per la quale ci vuole tempo e, uh, e, e assiduità dello studio, trae delle conclusioni, conclusioni straordinarie anche queste. Uh, pensate che quando ho scritto quella micro storia della linguistica che si chiamava uh, Parlo dunque sono, ho, ho scelto 17 frasi di 17 pensatori. Ho incluso anche Dio, e qualcuno mi ha detto che forse insomma, però vabbè, c'era. E l'ultimo è, è Chomsky, qualcuno mi ha anche detto che 17 passi da Dio e Chomsky sono troppo pochi, per fortuna l'ho detto anche lui. Abbiamo riso insieme, quindi l'ironia ha salvato da questa eresia. Ma la cosa interessante è che non ho osato citare Dante, perché tutto il De vulgari Eloquenza è una miniera incommensurabile. E a mio parere mh, sottovalutate vi farò vedere anche l'effetto della sottovalutazione culturale di questa di questo di questo testo. Però vediamo cosa ci dice Dante, facciamolo parlare ancora. La più nobile di queste lingue è il volgare. Sia perché fu la prima a essere usata dal genere umano, sia perché tutto il mondo ne fruisce, pur nella diversità di pronuncia di vocabolario che le dividono, sia perché c'è naturale mentre l'altra è piuttosto artificiale. Allora, Dante Patrono eh, protettore della filologia romanza e della linguistica comparata, prende la cantonata più colossale che poteva prendere. Ma interessante e coerente ci dice che il greco e il latino vengono dopo le lingue volgari perché sono state inventate a tavolino. Noi tutti sappiamo evidentemente che non è vero. Ma guardate perché ci dice, come ce lo dice? Intanto ci dice che è più nobile. E ci dice che è più nobile perché è la prima. Cioè c'è cioè, implicita l'idea perché, più tu sei vicino all'origine, meno sei corrotto. Quindi, la, più, la prima forma di espressione deve essere anche la più nobile. E poi perché è universale, cioè tutto il mondo ne fruisce. E poi perché è naturale, perché non è forzata, perché segue l'espressione naturale che è nella nostra carne. E poi c'è una parentesi meravigliosa: pur nella diversità di pronuncia e di vocabolario che le dividono. Evidentemente, Dante si accorgeva benissimo che. Si parlava, che se lui par parlava a Firenze, poi si spostava ad Avignone oppure scendeva a Palermo, si parlava in modi diversi. Tant'è vero che lui li descrive nelle volgari eloquenze. Ma per lui sono tutto sommato delle diversità non del tutto importanti. Non era l'unico a pensarla così. C'è una citazione molto bella presa da un libro straordinario, che è La Grammatica greca di Roger Bacon che dice, eh, ve la, la, la porto in una traduzione, se uno ha studiato linguistica è, una di, è un po' come il teorema di Pitagora, va a finire che la sa a memoria, ma è meravigliosa lo stesso, e dice, la grammatica è una e una sola in tutte le lingue, secondo la sua sostanza, anche se, pos anche se possono esserci delle variazioni accidentali. Cioè, Bacone, Ruggero non Francesco, vedete, evidentemente si trattava di un'idea che circolava nel 200, anche se le date non sono sovrapponibili, ci sta dicendo esattamente questo. Guardate, e lui lo prova su base teologica. Gli esseri umani parlano una sola lingua. Lui lo fa perché dice i modi di espressione e i modi di comprensione e i modi di significazione della realtà, infatti si chiamava modista, anche se anche questo termine potrebbe ricordare altri ruoli professionali nell'italiano moderno ci sta dicendo esattamente questo, cioè la lingua è una sola per come siamo fatti nel mondo in cui noi diamo significati e comprendiamo la realtà. È una prova teologica, non biologica. Ci vorrà il Novecento per poi arrivare a dire la stessa cosa, ma su base biologica. Quando Dante attacca con questo discorso, però, ovviamente vuole scavare in una porzione molto più profonda della ragione d'essere del linguaggio. E che è proprio il motivo per cui gli esseri umani parlano. E lui ha in mente tre domini di osservazione. Primo, gli angeli. Gli angeli comunicano. Ma come fanno a comunicare gli angeli tra loro? Beh, col linguaggio? No, perché per gli angeli il linguaggio è superfluo. Perché leggono direttamente nelle menti gli uni degli altri e tutti riflettono la mente di Dio. Non c'è bisogno della grammatica, c'è una permeabilità del pensiero. D'angelo, angelo, d'angela, angela, come si dovrebbe dire oggi in questo buon ton nuovo linguistico, e da Dio a Dia, Però forse no, forse Dio possiamo lasciarlo monogenere. Io non so, per fortuna vedo i volti di chi mi ascolta qui, non so chi è a casa, ma insomma potete sempre spegnere. Cosa che non vi auguro perché poi manca ancora il pensiero sceno e vi tengo fino a un punto cruciale. Quindi, per gli angeli, abbiamo detto, è superfluo. E chi c'è che, che abita il pianeta oltre gli angeli? Beh, ci sono gli animali. E gli animali hanno bisogno di un linguaggio? Eh no, per gli animali il linguaggio è inutile, perché pensano tutti allo stesso modo. Che è una roba meravigliosa, perché ha già capito come Cartesio che per gli animali non c'è quell'effetto di creatività soggettiva che distingue noi esseri umani da tutti gli altri esseri viventi. C'è un libro bellissimo di Chomsky Qui non parlerò stasera, Chomsky, ebreo agnostico, che si intitola Perché solo noi? Why only us? scritto insieme a Robert Berwick di MIT, e dove si chiede proprio qual è la singolarità che fa in modo che noi esseri umani rispetto a tutti gli altri esseri viventi abbiamo questa capacità creativa del linguaggio. Va bene, ma per gli animali non solo è, in, è inutile, ma poi ci sarebbe una cosa eh, che a me sarebbe piaciuto discutere. Eh, già ne abbiamo accennato con Giacomo Rizzolatti, cioè per capirsi basta osservare i gesti, cioè il gesto come tramite della comunicazione univoca, non ambigua tra animali. Poi Ovviamente è sempre un problema di animali dello stesso tipo, perché poi se una libella la parla un elefante magari fa dei gesti diversi, incomprensibili, ma questo è un altro discorso. Poi abbiamo tenuto conto, angeli, animali, e poi arrivano gli uomini. E qui Dante ci dice perché... Che cos'è il linguaggio per gli uomini? Per gli uomini, infine, il linguaggio è necessario. Più rozzi degli angeli, ma superiori agli animali, devono comunicare liberamente tra di loro i pensieri sempre nuovi che sarebbero altrimenti nascosti. La lingua, infatti, lo definisce razionale, cioè segue la ragione e sensibile, cioè deve essere comunicabile, per questo che io travesto i miei pensieri di suono. Dunque, la ragione d'essere del linguaggio degli uomini. E Passa attraverso una scilla e cariddi fatta di angeli e di animali, per uno è superfluo, per l'altro è inutile. Passiamo noi ed è necessario. Noi siamo necessariamente costruiti con il linguaggio. Ma Dante non si nasconde dietro al problema della differenza tra le lingue, anche di questo vuol trovare una motivazione. Evidentemente, vi posso assicurare che anche oggi la scienza contemporanea non ha una buona teoria. Del plurilinguismo. Io ho provato con una congettura, se non mi dimentico, a tempo della fine ve, ve ne parlo. Però non c'è una teoria scientifica che ci dice come mai noi esseri umani non parliamo tutti la stessa lingua, non parliamo tutti una lingua mutualmente comprensibile. Anzi, ve la dico subito: eh, non, non c'è una teoria. Però quando io portavo in giro le, eh, le prime volte eh, questa questione della, della differenziazione linguistica, era prima del Covid e quindi voi capite forse già dove sto arrivando. Mi capitò di atterrare all'aeroporto di Linate di notte in una nottata serena, e di vedere le luci dall'alto delle città della pianura padana a lungo e vedevo che le luci, salvo ovviamente i macro raggruppamenti che sono Milano e la Brianza, e, e forse ad est Verona erano delle specie di chiazze che raggruppate insieme ricordavano le colonie batteriche delle capsule di Petri. E mi sono chiesto come stato, a, tutte a distanza regolare, cioè, come hanno fatto gli esseri umani nel corso dei secoli a costruire strutture con distanze così regolari. Poi mi è venuto in mente la mia città, Pavia. E mi è venuto in mente che tra Pavia e Voghera, tra Pavia e Belgio e Lodi, tra Pavia e Vigevano, ci sono già delle piccole differenze linguistiche. E se vai un po' più lontano non capisci più niente. Allora mi sono chiesto se l'incomunicabilità tra esseri umani, in epoca in cui non c'erano radio, televisione e trasporti, non, fosse, non, non avesse avuto un fattore protettivo sulla, sulla, sulla possibilità di gestire dei gruppi umani. Cioè, in altre parole, se tutti avessimo parlato lingue comprensibili, andava a finire che finivamo tutti nella stessa città e collassavamo. Perché prova tu a portare acqua, cibo. Produrre, pro, fornire inumazione gli e portare via gli scarti, se sei una super megalopoli. Forse il fatto di non capirci tutti ha avuto lo stesso fattore protettivo che negli animali hanno certe volte le epidemie che riducono i greggi troppo grandi in due greggi più piccoli o le riducono le dimensioni perché sia gestibile. Questo, ovviamente, non è un pensiero che poteva neanche sfiorare la mente di Dante, e Dante si rifà invece in questo, in questo caso a una spiegazione allegorica. Cioè, si ricorda, qui è una mia manipolazione di un quadro famoso, diciamo una versione cartesiana della, della torre di Babele, si ricorda che prima di Babele tutti si parlava la stessa lingua. Allora guardate cosa dice Dante. La stessa lingua rimase infatti soltanto a coloro che si trovavano uniti in un'unica azione. Per esempio, ebbero una sola lingua tutti gli architetti, tutti coloro che rotolavano i massi. Tutti coloro che li preparavano e così via. Cioè, Dante ancora la lingua al mestiere e alla necessità di avere un gergo per capirsi. I medici che parlano con i medici, i biologi che parlano con i biologi, i fisici che parlano con i fisici, i linguisti che non mi dicono niente, ma no? che parlano con i linguisti. Ovviamente poi c'era anche un'attuazione un molto interessante sul fatto che diceva che la lingua ebraica non si era corrotta ed era la più vicina perché non facevano nessun mestiere. Qui c'era anche tutta una polemica evidentemente impressionante sulla questione, eh, sulla questione degli ebrei, ma che, eh, che trova spazio in una versione così allegorica. E Dante, prima che eh, voi pensiate al contrario... Eh, Dopo che io gli ho detto che ha nominato le donne e i bambini, Dante non è femminista. Su Corriere della Sera, un po' di tempo fa, venne un articolo che più o meno diceva Dante è femminista. Ecco proprio no. Non, non vogliamo far dire a Dante quello che non ha detto, e anzi, cerchiamo di capire quello che ha detto. Guardate, il prossimo passo fa capire esattamente qual era la considerazione che la donna aveva anche nella testa del nostro poeta. Per quanto nei testi, la Bibbia. Si trovi che la prima a parlare fu una donna, è proprio ragionevole credere che sia stato invece l'uomo, ed anzi è inconseguente pensare che un così eccellente atto del genere umano non sia proceduto dall'uomo prima che dalla donna. È talmente importante parlare che non è possibile che sia stata Eva. Guardate, prendere la Bibbia e dire che la Bibbia è sbagliata non era un atto tranquillo, al Galilei a momenti bruciavano le penne riuscire ad attaccare questo punto, contraddirlo, dire che la Bibbia era sbagliata, perché in realtà chi è primo che ha parlato è stato l'uomo, deve essere stato un punto notevole che evidentemente trovava il consenso culturale generale. Quindi stiamo attenti quando vogliamo dare delle attribuzioni. Tutto questo è lo scenario in cui si arriva a una domanda centrale che riguarda appunto questa storia delle abbiamo capito che esistono le lingue artificiali che sono greco e latino. E che vengono dopo, che vengono fatte a tavolino, abbiamo capito che le lingue sono un fatto che pertiene solo all'essere umano e non agli angeli né agli animali. Abbiamo capito che sono differenti per una questione storica dovuta ai mestieri. Abbiamo capito che parte dall'uomo, ma la domanda centrale allora è: dato questo scenario, qual è la prima lingua parlata? E qual è la migliore? E la risposta di Dante Stupisce straordinariamente, il pezzettino che sto per leggervi, che poi è. Eh, anzi, prima lo faccio precedere un'altra riflessione, Cheron, cioè, perché? Perché Dante dice esplicitamente che cosa va fatto adesso, a quel punto della riflessione, l'attività dell'uomo si svolge mediante moltissime moltissime diverse lingue. Ci conviene perciò cercare la lingua che si crede sia stata usata dall'uomo che non ebbe madre, che non prese latte, che non conobbe né l'età minorile né l'adolescenza. E come dico io sempre, il famoso uomo senza ombelico. Perché Adamo non poteva avere l'ombelico, se no non. Um, ma, ma di questo parleremo forse in un altro momento quando qualcuno esperto dell'arte ci dirà come veniva rappresentato Adamo perché è una contraddizione in termini, uno dei paradossi anatomici. Ma quello che voglio farvi vedere adesso è la risposta di Dante. Perché stupisce? Perché... Dunque, noi conosciamo tutti la commedia. Io mi sono fatto un regalo col Covid, con l'epoca del Covid. Chiuso in casa, non sapendo quando sarei uscito, mi sono regalato un canto al giorno e ho letto per la prima volta nella mia vita tutta la Divina Commedia. È stata un'esperienza straordinaria. Ho capito poco, perché non volevo leggere le note. Forse avrei capito poco anche con le note, ma insomma ho capito poco. Però l'ho letta tutta e nel leggerla tutta mi sono reso conto che c'è veramente un universo dentro lì. E Dante ne è consapevole. Il De Vulgari Eloquenza è tutta un'altra cosa. Il De Vulgari Eloquenza è un articolo su rivista che, che potremmo aver scritto noi scienziati contemporanei. Intanto è scritto in latino. De Vulgari Eloquenza è scritto in latino, che è già paradossale di per sé. È scritto in latino perché voleva raggiungere tutti gli intellettuali europei, con un tono che forse dire accademico è sbagliato, perché probabilmente l'accademia non era, l'aggettivo è scorretto applicato a Dante, ma che però era un tono alto, culturalmente Il libro, come tutti sapete, non è finito. E che quindi non si permette di dire merda, come dice nell'inferno, o di dire eh, il, il ventre caldo, come dice nel paradiso, tiene un tono sempre elevato, salvo una volta questa, quando Dante s'arrabbia, e quando Dante s'arrabbia usa l'ironia, prende in giro il mondo. E Dante, che vi faccio vedere, che pur sempre dicendo in latino. Per far capire com'è sbagliata la risposta che si può dare rispetto alla lingua migliore, prende un postaccio secondo lui, che è una, citt una città, o forse un maniero. Si chiama Pietramala. Se il borgo è quella che sta. Ce ne sono tante in Italia, però ce n'è una che sta tra Bologna e Firenze, che era dei tarlati d'Arezzo, che erano gli arci nemici degli Alighieri, e che, lo immaginate, litigavano per ogni motivo. Ma è un postaccio, è un piccolino, non vuol dire niente, soprattutto rispetto a Firenze, detta da un fiorentino. Ma ora guardate che cosa dice Dante parlando di Pietramala. In questa, come pure in molte altre questioni, Pietramala diventa una città grandissima, diventa la patria della maggior parte dei figli di Adamo. Infatti... Chiunque ha un modo di ragionare così osceno da credere che quello della propria nascita sia il luogo più piacevole esistente sotto il sole, costui stima anche più di tutti gli altri volgari il proprio volgare, cioè la propria lingua materna, e ritiene di conseguenza che sia lo stesso usato da Adamo. Dante dice obscenus. Obscenus è una parola latina che ha un etimo incerto, che può voler dire in italiano sia... In italiano vuol dire laido, dice atti osceni, eccetera. Il latino voleva dire sia osceno che porta sfortuna, è proprio un termine brutto, è proprio il pensiero osceno: è un pensiero schifoso che ti porta sfortuna, che ti fa ragionare male. Questa, Dante sta dicendo che chi crede che perché è nato in un certo posto e gli piace l'aria di quel posto lì. E gli piace la musicalità di quel posto lì e gli piace il cibo di quel posto lì che crede che quella sia la lingua è migliore ecco pensa in modo schifoso Dante è convinto di questa cosa rimane però il problema che lui dice come si fa a capire qual è la lingua originaria. E allora, adesso, prima di passare poi alla seconda parte, vi voglio far fare un micro viaggio attraverso la letteratura di tutti i tempi, c'è che ambizione. Però ho scelto tre esempi piccolissimi per farvi vedere come l'idea della lingua iniziale, cioè la lingua che parlava Adamo, è un pensiero costante in tutta la cultura occidentale e inizio col più vicino a Dante, Frasalimbene da Parma nel 1200. Parlando delle stranezze di Federico II, ci dice questa cosa. Altra stranezza si fu quella di voler sperimentare che il linguaggio, che modo di esprimere i propri pensieri avessero i bambini cresciuti senza udir persona parlare. Perciò diede ordine ad alcune balie nutrici, che dessero ai loro bambini da suggere il latte dalle mammelle, che li lavassero e li pulissero, ma non li carezzassero né parlassero a loro udita. Con questo mezzo. Credeva di poter riuscire a conoscere se quei bambini parlerebbero la lingua ebraica, la greca o la latina o quella dei loro genitori, ma era opera vana perché quei bambini morivano tutti. Ne potrebbero vivere senza le voci, i gesti, il sorriso, le carezze delle balle e delle nutrici loro. È un capolavoro di psicologia, eh, di psicologia moderna. Questo ci sta dicendo che non basta il linguaggio: il linguaggio è un fatto relazionale che comporta un gesto affettivo. E Farasin Bene da Parma ci dice "Guardate questo esperimento di mettere in isolamento i bambini e di non farli cocolare ti muoiono", altro che sapere che lingua parlano. Ma questo non è l'unico. Forse più famoso di questo pensiero c'è quello di Erodoto. Erodoto nelle storie dice "Il faraone psammetico prese due neonati, figli di persone trovate per caso e li affidò a un pastore perché li allevasse presso le sue greggi con l'ordine stretto che nessuno pronunciasse nessuna parola davanti a quei bambini e che venissero lasciati da soli in una capanna solitaria. Il pastore, a ore stabilite, doveva portare loro delle capre, sfamarli con latte e occuparsi di loro per tutte le altre faccende. Psammetico agiva in questo modo e dava questi ordini con l'intenzione di ascoltare quale fosse la prima parola che i bambini avrebbero pronunciato una volta smesso di produrre vagiti senza senso. Psammetico fece tagliare la lingua ad alcune donne e affidò loro i bambini da allevare. E passiamo da Erodoto, facendo un salto culturale enorme, passiamo all'inizio del 1500 uh, in Inghilterra, anzi nella, nella, nel, nell del, nelle isole britanniche, a Robert Linsey di Pitt Scotty, che ci dice, parlando di Giacomo IV, il re ordinò che una donna muta venisse condotta sull'isola di Inchheit, le venissero affidati due bambini piccoli e le fosse dato tutto l'occorrente per il loro nutrimento, cibo, bevande, fuoco, candele, vestiti e tutti i generi di prima necessità utili per un uomo o per una donna. Il re aveva desiderio di scoprire quale lingua i bambini avrebbero parlato quando avessero raggiunto l'età giusta. Alcuni, dissero, alcuni dicono parlassero ebraico, ma io stesso non so nulla di più di quanto non dicono le mie fonti. Ecco, voi vedete, è lo stesso modello replicato in tutte le culture. Si dice, noi vogliamo sapere qual è stata la prima lingua. Come si fa? Si prendono due bambini, li si isolano dal contesto e si vede che cosa parlano. Ma non si può. Non si può, non si può eticamente, ma non si può neanche tecnicamente. Pensate che, tra l'altro, a me capita spesso quando ne parlo in pubblico, di ma, ma senta, ma quei bambini allevati nella foresta non ci sono. Questi che in, in inglese si chiamano Feral Children che sono i bambini allevati dalle fiere. Non si ha testimonianza diretta di nessun bambino che sia cresciuto così. È tutta leggenda. Ci sono due film molto belli. C'è uno di François Truffaut, che si intitola Il ragazzo selvaggio, e uno di ehm, Werner Herzog, che si chiama Il mistero di Kaspar Hauser. Se a voi piace il cinema, guardateli. Sono due film meravigliosi, ma sono solo leggende. E ora, dopo questo viaggio attraverso le letterature, attraverso il Medioevo... Ci chiediamo, è il volgare oggi? Il volgare oggi come è trattato? Ovviamente per volgare sto pensando a quella lingua che noi apprendiamo senza istruzioni in modo spontaneo. Cosa si sa del volgare oggi, cioè delle lingue che si apprendono senza istruzioni? L'idea di Dante di una sola lingua è andata perduta come un'illusione un medievale oppure ha ancora una sostanza? E qui arriva il Novecento con la portata straordinaria che la medicina contemporanea, di cui potrebbe parlare in modo molto più autorevole di me, Mauro Ceroni, ci darebbe conto. Um, in, in un micro quadro vi posso dire che a partire dai lavori di Noam Chomsky negli anni 50 del secolo scorso, si sono accumulate prove matematiche sulla sostanziale invarianza delle regole delle lingue umane. La complessità che ne deriva e la sostanziale uniformità hanno nell'apprendimento spontaneo Scusate, nell'apprendimento spontaneo hanno portato all'ipotesi di una griglia precedente all'esperienza che limita le diversità tra le lingue su base biologica. Cioè la risposta del Novecento al volgare è: sì, è vero, esistono delle strutture linguistiche che noi apprendiamo senza istruzione, ma non a caso noi siamo progettati per apprendere quel tipo di struttura. Cioè prima di ogni esperienza, noi abbiamo una specie di setaccio che interroga la realtà soltanto in alcuni aspetti. Se è possibile aprire una polemica proprio col mio maestro Noam Chomsky, io trovo che sia stato sbagliato utilizzare il termine idee innate, perché ha, ha provocato una polemica enorme con la, con la filosofia, ma, ma Chomsky non ha mai proposto che esistessero delle idee innate. E poi lui l'ha detto in altri punti, esiste una predisposizione innata a un comportamento, una certa lettura di cose. Io non ho una faccia innata, io non ho un'alimentazione una, un innata. Noi sappiamo, se dovessi parlarvi di alimentazione, che gli esseri umani mangiano verdure, carne, insetti e noi scegliamo culturalmente che cosa, di che cosa ci varci, per esempio alle nostre attitudini salvo i miei concittadini, per cui a Pavia ogni tanto qualche zanzarina te la mangi per essere internazionalmente, di solito noi non mangiamo insetti, ci sono moltissime popolazioni che mangiano insetti. Per la FAO, in un'indagine di qualche anno fa, il futuro, del, una delle possibili soluzioni dell'alimentazione mondiale potrebbe essere proprio mangiare insetti. Ma la scelta, se decidi di farsi una zuppa di scarafaggi o eh, un piatto di lasagna, è una scelta culturale, a nessuno viene in mente la mattina di farsi una pinta di cherosene, ma non perché noi detestiamo culturalmente il cherosene, noi non siamo progettati per digerire il cherosene. Ecco, in un certo senso, quello che voglio farvi vedere è che c'è una specie di predizione cruciale che si può fare per convincervi che ci sono dei dati sperimentali a favore di questa guida innata. È una predizione, cioè quello che si fa nella scienza è dire se è vero questo, allora deve essere vero quest'altro. E qual è questa predizione? Se le lingue sono limitate da una guida neurobiologica che precede l'esperienza, allora devono esistere lingue impossibili, lingua cherosene, cioè strutture coerenti, magari più semplici, che il cervello tuttavia non riconosce come proprie, non per motivi culturali, ma neurobiologici. Um, in altri termini, i confini di Babele, che mi piace definire essere il, il recente, entro il quale si muovono tutte le lingue possibili. Um, è in qualche modo definito in modo biologico. Um, in, eh, arriviamo forse all'idea più, eh, più diretta. Che vorrei, che vorrei presentarvi. Perché vedete, il rischio che io corro oggi con voi e con chi mi sta ascoltando, è di essere troppo metaforico, mentre io ho la presunzione di arrivare a fornirvi degli esempi chiari. Io sono un divoratore di, 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 um, di divulgazione scientifica, in particolare la fisica, qui c'è il mio amico Tommaso Bellini che dirà. È meglio che io faccia il mio mestiere, però mi piace la relatività, eh, quello che posso bevo. E ci rimango male quando mi dicono eh, che non ci si può arrivare perché, perché la formula è molto bella, ma non la conosco, come qualche divulgatore fa. Allora io vorrei farvi vedere che riesco a, far, a farvi provare, a farvi capire qual è il punto fondamentale. E lo faccio ehm, facendovi vedere un esempio semplicissimo. Dunque. Noi sappiamo come funzionano le parole. Le parole sono degli elementi che troviamo nel dizionario. Noi possiamo prendere per esempio una parola come Maria, poi possiamo prendere una parola come Maria e metterla dentro una scatola più grande che è gli zii di Maria. Poi possiamo prendere questa scatola e mettere in una struttura ancora più grande, che le amiche degli zii di Maria. Si dice che questo procedimento di inscatolamento è ricorsivo, cioè si può sempre produrre. Io ho usato come immagine portafortuna un'immagine che spero rimanga un portafortuna per i giorni a venire, per i mesi a venire, che è quella delle bamboline russe. Cioè, noi in fondo quello che stiamo costruendo è una struttura dove una struttura di un certo tipo è contenuta in un altro stesso tipo contenuta in un altro nello stesso tipo. Ora, mi basta questo per farvi vedere come funziona una lingua impossibile? Sembra strano, ma alle volte la scienza sorprende anche proprio per i fatti semplici, come diceva Chomsky. Prendiamo una regola semplice come l'accordo nome-verbo. Se io vi do una parola come Maria e un verbo come correre, e voi li mettete insieme, avete Maria corre. Il sintomo che è avvenuto questa, questa, questa incollatura tra Maria e corre è l'accordo di numero singolare con singolare. Ma se io al posto di Maria prendessi la scatola un po' più grande, cioè eh, gli zii di Maria, invece che avere questo accordo, guardate cosa succede. Gli zii di Maria corrono, cioè Maria diventa invisibile rispetto al verbo correre. Il verbo correre deve andare a cercare l'elemento con cui accordarsi più esterno della scatola. Ecco, questa struttura che voi vedete, che si riassume così: si dice che le regole sintattiche vedono le scatole, non l'ordine lineare fisico, vale in tutte le lingue del mondo. In tutte le lingue del mondo l'ordine lineare non conta, conta questa struttura in scatole. E allora nel momento in cui vi dico che nelle lingue del mondo non funzionano così, avete già la ricetta per una lingua impossibile. Sarà impossibile una lingua in cui quello che conta è l'ordine lineare. Praticamente spiegandomi come funziona il nucleo di tutte le grammatiche di tutte le lingue del mondo, vi do anche la ricetta per le regole impossibili. Allora c'è un passo che ci separa dall'esperimento centrale. Ai parlanti nativi monolingui del tedesco abbiamo insegnato con il mio gruppo di ricerca, questa volta in Germania, ad Hamburgo e Iena, coordinato da Maria Cristina Musso. Due lingue molto diverse tra loro, un micro italiano e un micro giapponese, contenenti regole possibili e impossibili, cioè piatte. E guardate il risultato, questo è, diciamo, se volete, la, eh, il messaggio da portare a casa. Immaginate di, avere, di utilizzare una risonanza magnetica che vi, eh, non vi spiega come è fatto il cervello, la risonanza magnetica vi spiega semplicemente, vi dà, qui dovremmo chiedere invece aiuto a qualcun altro. Eh, vi spiega come funziona, come, come mh, si muove l'afflusso ematico all'interno del cervello. Siamo andati a controllare quello che avveniva in un pezzettino di una catena, di una rete complessa. Nulla avviene in un punto solo nel cervello. E Mauro lo sa bene perché curare è, è molto complicato, proprio perché si tratta sempre di reti e mai di aree singole dove accade tutto. L'area di Brocari, conosciuta nella seconda metà dell'Ottocento, è uno di quei punti che confermano che controllano eh, la sintassi all'interno dell'emisfero, di solito l'emisfero dominante, eh, dell'emisfero sinistro, dei soggetti estremali. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo inventato lingue che contenevano regole a scatole e regole piatte. E Siamo andati a vedere cosa succedeva. Cosa abbiamo fatto? Immaginate di essere voi i soggetti. Io passo, vi, do dei, vi, vi spiego le regole, vi do regole possibili e impossibili, poi a turno entrate nella macchina e io misuro la vostra padronanza, cioè quanto voi sapete manipolare queste regole, con quanto sangue vi arriva in quel punto del cervello. Con le regole possibili avviene quello che tutti ci immaginiamo. Più divento bravo, più l'area di Broca sta chiamando sangue perché riconosce quelle frasi e le, e, le, e le manipola e le interpreta. Con le regole impossibili, invece, avviene quello che speravamo e che è avvenuto, cioè avviene il contrario. L'area di Brocca riconosce che le, legore, le lingue piatte sono impossibili e piano piano disincentiva la propria, um, la propria attività. Vi parlerò di, uh, diciamo, sinteticamente due cose perché voglio, voglio arrivare molto rapidamente invece alle macchine. Dunque, la, la sintesi di quello che avete visto è, come avete capito, l'attivazione selettiva di circuiti diversi nel cervello mostra che le lingue impossibili non sono dovute a una convenzione culturale di natura arbitraria, ma è l'esito di una selezione naturale su base neurobiologica. Le lingue sono l'espressione del cervello, non sono un software che si mette sullo hardware del linguaggio. In altri termini si capovolge la prospettiva canonica e riconosciamo che è la carne che si fa verbo, come se appunto questa nostra espressione razionale sia già... Nel modo in cui noi siamo costruiti come esseri viventi. Ehm, purtroppo questa visione fu frenata negli anni '50 dall'illusione che le macchine potessero manipolare le grammatiche in modo automatico. Questa non era casuale, non è casuale che sia capitato negli anni '50. Gli anni '50 era appena finita la guerra, dopo ogni guerra, la scienza sempre ha sempre avuto una propulsione notevole perché durante gli anni della guerra le comunità fanno quadrato per cercare di far fuori gli avversari e quindi la ricerca si fa in modo ancora più eh, pressante degli altri momenti. Dei tre progetti degli alleati, eh, eh, due erano in America, il progetto Manhattan, il progetto sul radar che venne fatto proprio a MIT dove poi andò a lavorare Chomsky, il progetto Enigma, cosiddetto, in Inghilterra, dove Alan Turing diede un contributo, poi ripagato in un modo veramente osceno dalla comunità. Um, C'è un testimone oculare di quegli anni. In quegli anni, trovato che Enigma era una macchina che aveva codificato e che si poteva decodificare con una grande macchina, un grandissimo logico eh, israeliano ebreo, Joshua Bar dice questa frase che io eh, ho commentato poi nel libro insieme a Chomsky. C'era al laboratorio la convinzione generale irresistibile che con le nuove conoscenze di cibernetica e con le recenti tecniche della teoria dell'informazione si era arrivati all'ultimo cunicolo verso una comprensione completa della complessità della comunicazione nell'animale e nella macchina. Guardate, nell'animale e nella macchina gli uomini sono spariti. Noi gli esseri umani siamo stati riassorbiti in due categorie ontologiche che non ci riguardano o che, o che ci comprendono, gli animali e le macchine. Non c'è spazio per noi. Per fortuna, Chomsky arriverà e farà vedere che questa visione è scorretta, con un teorema in particolare contenuto nella sua tesi di dottorato, mostra che, per chi si intende in matematica, che le catene marcoviane a stati finiti non riescono a rappresentare questi oggetti. E per un po' si capisce che la teoria delle macchine artificiali e la teoria delle lingue naturali sono due oggetti, due domini scientifici diversi. Tra gli anni 50 e il 2023, le macchine hanno avuto un'esplosione di capacità di calcolo imprevedibile e incommensurabile. Pensate che le missioni Apollo portavano le persone sulla Luna con calcolatori meno potenti di quelli che abbiamo noi in tasca oggi ciascuno di noi, cioè i nostri telefonini. Immaginatevi che cosa può non essere una macchina posseduta in coproprietà dalle grandi multinazionali eh, della comunicazione, dell'elaborazione automatica. Allora questa cosa qui ha fatto in modo che la capacità di calcolo ha permesso di eh, riproporre il problema delle macchine che catturano le grammatiche cioè chat GPT, chat GPT è utilissima, è una meraviglia, a parte il fatto che il nostro governo ha proibito di accedervi e io quindi ho dovuto smettere per motivi legati a questioni di riservatezza che io non ho voglia di discutere ora, ma noi siamo l'unico paese che mi risulti al mondo in cui non si può più accedere a ChatGPT. GPT, chat GPT vuol dire chat, vuol dire chiacchierare, GPT vuol dire generative pre-trained, cioè vuol dire che eh, sono dei modelli... Che hanno una capacità generativa preallenata. Qual è il preallenamento di queste macchine? È il fatto che gli hanno mandato dentro una valangata di libri senza istruzioni. Questo è molto, molto, molto interessante. però vi voglio far vedere come la teoria delle lingue possibili e impossibili mette, eh, eh, ci fa pensare a eh, come funziona ChatGPT, e poi arriverò alla conclusione riprendendo Dante in un modo inaspettato. Dunque, intanto vi faccio vedere questa cosa qua. Prendete questa frase, dici che devo giudicare un'infermiera prima di incontrare il primario. È una frase grammaticale italiana, né bella né brutta, in cui ci sono due sintagmi nominali, un'infermiera e il primario. Quando, se voi doveste andare a lezioni in italiano, vi dicono, impariamo a fare le domande. Come si fa a fare la domanda, se prendo di mira la parola, le, il sintagma un'infermiera, dico, quale infermiera dici che devo giudicare prima di incontrare il primario? Perfetto facciamolo simmetricamente ora sul primario e dico, quale primario dici che devo giudicare un'infermiera prima di incontrare? What? Mm, non funziona. P posso capire cosa voglio dire, eh? però non, non va bene in italiano, non posso dire quale primario dici che devo giudicare un'infermiera prima di incontrare. Allora cosa ho fatto? Intanto che il governo me l'ha permesso, sono entrato nella mia macchina e gli ho fatto la domanda. Quale infermiera dici che devo giudicare prima di incontrare il primario? La macchina mi ha sgridato. Intanto, eh, perché sono sta, so stato maschilistissimo, perché noi speriamo un mondo con tante primarie e un solo infermiere che corra per tutte. Secondo, perché vedete, mi ha sgridato. In generale, mi dice la macchina, non è opportuno giudicare un infermiere o un altro professionista sanitario in base alla loro posizione gerarchica, al loro grado di responsabilità all'interno dell'equipe medica. Qui spero che poi Mauro Ceroni, Franco Bottoni, gli altri medici che ci sono in sala qui possono. Tutti i membri dell'equipe medica sono importanti e contribuiscono al benessere del paziente. È importante valutare la competenza, le qualifiche, l'esperienza, l'atteggiamento professionale di ogni membro dell'equipe, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica. In questo modo si può garantire che si sta lavorando con un team altamente qualificato e collaborativo per fornire la migliore assistenza possibile al paziente. Amen. Eh? Ah, mi fa anche le prediche, e sai cosa ho fatto dopo? Gli ho detto adesso: io ti becco e gli ho chiesto <coughs> quale primario dici che devo giudicare un'infermiera prima di incontrare. E la macchina mi ha rifatto la stessa storia. È importante non giudicare un'infermiera prima di averla incontrata, di aver avuto il modo di interagire con lei, tuttavia è possibile verificare. Mi ha trattato, non ha capito. Per, per lei la lingua è impossibile, non esiste. La macchina risponde a una domanda posta secondo una regola impossibile sostanzialmente allo stesso modo. Cioè, la, la differenza tra noi e queste macchine è che loro non hanno limiti. In questo, non sono un modello del cervello. Non stiamo dicendo chi dei due è più veloce. Certo, che il mio calcolatore sa fare una radice quadrata in un tempo per cui ci posso mettere sei mesi e, e darla pure sbagliata. Ma non sono il modello di come funziono io. La conclusione su Ciagppiti, per quanto mi riguarda, che pur essendo una cosa molto interessante, non fa un uso umano della grammatica. Per questo che anche Chomsky può essere arrabbiato nel libricino che avevamo scritto ancora prima di Ciagppiti, per le macchine i confini di Babele e le lingue impossibili non esistono. Si basa su risorse statistiche che simulano la conoscenza umana. Cioè le macchine non hanno limiti, gli esseri umani sì, in fondo noi siamo. I nostri limiti, e allora ancora tre slide, poi, come avevo promesso, entro l'ora finisco. Uh, perché Dante ci ha risvegliato questa curiosità verso il volgare, verso questa sua idea che esista una lingua sola. Per Dante era osceno pensare che la lingua sia migliore di altre solo perché siamo affezionati al contesto nella quale viene appreso o perché preceda le altre nel tempo. Per noi è osceno pensare che le lingue diverse. Attivino parti diversi del cervello, chi sostenesse il contrario, ha l'onere di spiegare i dati sulle lingue impossibili. Ora, in questa parte sono un po' più rapido perché poi, eventualmente, se ci sono delle osservazioni, le condividiamo altrimenti ne ho trattato in altri momenti. Ma, ma c'è una cosa che mi preoccupa, che ho promesso, mi sono giurato di dire e di ricordare. In ogni momento, che questo aspetto di Dante non fu minimamente ascoltato nella cultura che lo ha seguito. La speculazione di Dante rimane inascoltata ed è quella che ha reso possibile l'aggancio tra la nozione di razza e di lingua. Guardate, in questo libro, fondamentalmente il più influente di quell'epoca, un linguista bavarese, Max Müller, scrivendo alla all'Accademia Reale Inglese perché scriveva in inglese e lavorava lì scrive in The Science of Language parla, dice che some races, alcune razze non sanno distinguere sia nell'udire che nel parlare tra alcune delle più normali lettere dell'alfabeto, lui voleva dire suoni poi ci parla ancora dice certe razze per certe razze non sono comprensibili certe differenze tra consonanti poi dice ancora, la razza ariana in Europa. Ecco, questo è l'aggancio. A un certo punto dice c'è una, una cultura nobile che ha concetti nobili, relazioni nobili, pensieri nobili, è una lingua nobile. E nobile in quella lingua si sì, dice ariano, etimologia abbastanza strana. E avviene questa. Eh, questa. Eh, questo matrimonio illecito tra due concetti completamente diversi, uno smontato poi dalla biologia contemporanea, quello della razza e della lingua. E, ed è, e questo è talmente pesante che Müller stesso, riconoscendo l'interpretazione storpiata di questa idea, dice non è vero, mi sono sbagliato, non, non volevo, non sono così stupido da pensare che la razza e la lingua possano andare insieme. Però eh, ormai era tutto accettato. La propaganda contemporanea, pur di fronte alla biura scientifica da parte di chi l'aveva proposto, dell'idea che la razza e la lingua andassero insieme e che la razza fosse un sistema, ehm, scusate, che la razza ariana fosse migliore perché era migliore la lingua ariana, questa attecchisce, attecchisce ovunque, non solo nell'Occidente. Io non ho qui un'immagine un di un manifesto eh, tedesco dove si dice «Wir nicht allein», noi non siamo soli, fanno vedere l'immagine del Giappone, della Svizzera, degli Stati Uniti. Le prime leggi razziali contro i matrimoni misti sono della Louisiana degli Stati Uniti d'America, fino ad arrivare alla più agghiacciante, deviante ipotesi, cioè quella che esista una superiorità tra le razze. Guardate, queste, questa copia delle leggi razziali di Norimberga è l'esito di uh, due idee separate che ho provato a mettere a nudo in questo libro. Le due idee separate, se prese singolarmente, sono innocue e le potete trovare nei salotti bene, non solo di Milano, ma di tutte le città d'Italia. La prima ti dice che esistono lingue geniali esistono lingue migliori di altre, lingue che ti aprono la testa, lingue che ti fanno pensare meglio, e lingue superiori, e poi dall'altra ci dice, a seconda della lingua che parli, la realtà la vedi in un modo diverso. Sarebbero innocue se prese singolarmente, ma se le prendete insieme, vi viene fuori una graduatoria di umanità, non basata sui fenotipi, sull'altezza media, sul colore della pelle, sulla forma degli occhi, ma sulla capacità di capire il mondo, di ragionare. Vuol dire che questa teoria qui, che aggancia la razza e la lingua e dice esistono lingue migliori di altre, esistono lingue geniali ed esistono, a seconda di come parli, vedi la realtà in un modo diverso, è quella che sta alla base di questo aggancio atroce e delirante che poi ha portato all'idea della supremazia del popolo ariano. Eh, per una micronota è evidente e poi vabbè forse posso anche dirlo in modo esplicito è eh, non c'è alcuna prova sperimentale che una grammatica specifica faccia percepire la realtà in modi diversi, né che faccia ragionare diversamente. Eh, guardate, è molto complicato riassumerlo, però si può dire, per esempio, ci sono lingue che hanno pochi nomi per i colori e lingue che ne hanno tante. E si è provato che tu, anche se ne hai pochi, distingui le sfumature, tuo occhio distingue le sfumature esattamente come un altro. Certo, magari fai più fatica a comunicarlo perché hai bisogno di più parole. Però, eh, vedete, basta nominare i colori che qui tutto diventa buio. No, è tornato. Eh, poi c'è questa famosa, la, la super bufala, ci sono le bufale anche della scienza, perché c'è sempre qualcuno de, 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 che incontro che dice eh, ma, me, ma gli eschimesi hanno 100 nomi per la neve, perché li vendono. Pare se fosse vero i pavesi avrebbero 100 nomi per la nebbia, ma insomma, pur non essendo vero questo, io sono andato a vedere la lista dei nomi, per fortuna l'ha fatto qualcuno in modo migliore di me, Uh, Anna o Laura Martin nel 14 è andato a vedere, ma, ma, ma è, è, è buffissimo, chi ha, chi ha tratto la conclusione che ci sono 100 nomi per la neve, è come una persona che pensa che dire che mangiare o dipingere o ridipingere sono due verbi diversi. Non è che sono due verbi diversi, uno ha il prefisso ri che ripete il primo, ecco lì. È come se la parola neve avesse tanti prefissi diversi, e allora sembra di avere 100 parole, ma non è vero. Anzi, tutte le prove sperimentali disponibili convergono al contrario verso l'ipotesi che tutti i concetti siano esprimibili in tutte le lingue del mondo, non esistono lingue naturali migliori di altre. Non esistono, ripeto, lingue geniali. Semmai esistono commenti geniali a lingue normali. Io sono laureato in Lettere Antiche con per un percorso stranissimo, universitario, attraverso quattro facoltà, perché sono, quando tu mi dici come ti devo presentare? se capitasse ancora, io spero tanto di presentare io te che sarebbe un onore maggiore da parte mia, ma sarebbe e che tu dovresti dire, questo qui è un matematico mancato, che come mi sento io? Mi sento un matematico mancato, perché la matematica mi piace tantissimo. Io mi ricordo cosa si diceva del greco, il greco apre la mente, non è il greco che apre la mente, è il fatto che il greco è una lingua su cui c'è ci cioè un accumulo di almeno 2400 anni di osservazioni strepitose. Sono le osservazioni sul greco che fanno del greco una lingua che apre la mente, ma non è il greco, sono le osservazioni sul greco. Se invece del greco ci fosse stato il dialetto di Bergum de Cura, tu, tu sei de Cura, ecco, ancora più de Cura, il supremo bergamasco, allora lì sì che tu potresti dire, cioè scusa, no, volevo dire il contrario, anche lì sarebbe stata la stessa cosa. Il fatto è che i commenti sul greco e sul latino sono talmente sono, hanno costituito il modello di tutte le lingue, di tutte le culture del mondo. Non è vero che è soltanto eh, la riflessione sul latino e sul greco, per chi sa un po' di linguistica sa che nel IV secolo a.C., le riflessioni di Panini sul sanscrito vedico avevano una complessità straordinaria, bellissima, però la storia è fatta anche di, di prevalenze. Io sono membro di, del, della, del, dei docenti esterni del primo Dipartimento di Linguistica di Pechino. Quando io mi trovo a Pechino a parlare ehm, di linguistica che, e, e quindi di, di, di dizionari cinesi, di, di una struttura diversissima, si parla di soggetto e predicato, due parole tra parentesi inventate nella traduzione almeno da Saverino Boezio, che è a Pavia, ucciso se vogliamo, però, dai pavesi. però, però è comunque lì, quindi l'inesistenza di lingue geniali. Poi ovviamente, eh, qui arriviamo proprio alla fine, fine. E dice, ma, ma voi avete mai provato a prendere un gruppo di bambini e insegnargli una lingua impossibile, vedere cosa succede? Mi state chiedendo di fare quello che avrebbe fatto il faraone o il o, o re inglese, Giacomo IV, oppure Federico II? No, per fortuna, perché gli esseri umani per fortuna non possono essere oggetti di sperimentazione, tanto più se inconsapevoli. Quindi i bambini non vanno toccati. Qui non si può fare l'esperimento che potrebbe dirimere veramente, cioè insegnare una lingua impossibile. E, e tutto quello che cui vi ho detto, siamo vicinissimi a Natale, quindi faccio un po' di pubblicità sui, sui libri, potete trovare questa discussione tra, tra Chomsky e il suo vecchio allievo, che sarei io, e con poi un'introduzione a lui, però io non sono stato soltanto allievo di Chomsky, Chomsky sono allievo anche adesso e lo sono dal. Da, direttamente dal, dall'88, cioè da quando avevo 26 anni, ma sono stato anche per pochissimo tempo allievo e poi collega di Umberto Eco eh, che ho meritato tantissimo. Ma non so se lui eh, aveva trovato qualcosa di buono in me. Ma tra le tante frasi che lui aveva detto, che mi sono rimaste colpite, c'è questa: ciò di cui non si può teorizzare, bisogna narrare. Allora, siccome io non potevo per que questioni etiche, per volontà, Insegnare una lingua impossibile a dei bambini per vederne l'effetto, cosa ho fatto? Ho costruito un romanzo in cui ciò accade e non vi svelo il finale, il finale. però vi ringrazio. la tua capacità di, di presentazione di ironia e di, di, di permetterci un apprezzamento è una cosa veramente favolosa, quindi ti ringraziamo di questa... No, no, grazie a voi. Prego, se qualcuno... Anche chiarimenti, eh, poi di solito chiarimenti sono i più difficili. Grazie davvero e molti molti complimenti Grazie. per la capacità espositiva, oltre che per i contenuti immensi che abbiamo Manchina. visto. E io la sfrutto con due domande che non so se vanno un po' fuori tema, ma la curiosità è troppa. Che cosa pensa lei dell'insuccesso universale dell'esperanza, eh. in generale delle lingue, diciamo, artificiali? E secondo, cosa pensa di lingue che a questo punto sono tutte equivalenti in termini di nobiltà? ma che hanno espressioni scritte molto diverse. Allora, okay. usare ideogrammi probabilmente non consente uno sviluppo culturale tecnologico così. Perché posso come, chiedere Mauro se mi dà un foglio perché, la lingua fonetica? No, perché okay. sono okay. talmente belle che devo segnarle perché ho paura di dimenticarmi. <ride> eh. sì. Grazie, grazie Sì, allora Ecco, la seconda domanda riguardava. Eh, se c'è una differenza di, diciamo, di nobiltà nel modo in cui la lingua è stata tradotta in lingua scritta, perché per dire le lingue ideografiche sembrano avere parecchie più difficoltà, almeno nello sviluppo scientifico e comunicativo, rispetto a lingue fonetiche. Ma non so se questo è vero o se ci sa interpretare questa cosa. Però vabbè, okay. più, di, più di... Dunque, la prima sull'esperanto e le lingue inventate, sì. su cui ho tre cose da dire, la seconda. La seconda è se pensa che esista una gerarchia di nobiltà, non tanto nella lingua, sì. ma nella formulazione scritta della lingua, sì, sì. ideografia verso dunque, lingue fonetiche. Sono due domande molto belle, due domande molto belle che, che non riesco a liquidare, diciamo, non riesco, alla quale non riesco a dare risposte esaurienti, però prima sull'esperanto. Dunque, intanto ci sono tante, è molto bella la domanda, perché come lei si immagina, a noi linguisti... Tra le perversioni più tipiche è l'invenzione di, eh, di lingue artificiali. E, mh, difatti, anch'io poi, a un certo punto, la critica maggiore che mi hanno fatto al, al romanzo è: ma però dovevi dare la grammatica de, di pietra male, non l'ho data. Allora, ci sono tre cose da dire. Primo, l'esperanto è ovviamente una lingua che può essere compresa da chi parla le lingue su cui è formato l'esperanto. questo sembra una banalità, però, se parla in Esperanto, una persona di Tokyo, non capisce niente. Io, quando ho detto questa cosa qui su un giornale italiano, a momenti mi... le prendevo dagli esperantisti, perché in realtà l'esperanto deve tener conto del fatto che si chiama proprio esperanto, la parola non vuol dire niente per una, per una persona che parla una lingua completamente diversa. Quindi, intanto, le lingue devono comunque avere un aggancio a qualche lingua locale. Secondo. Um, L'esperanto e tutte le lingue inventate sono comunque lingue possibili, sono tutte lingue a scatole, quindi questo già è molto interessante. E poi però c'è una terza cosa per cui non è il linguista che parla, ma il lettore. Il nostro più grande, notevole, moderno collega oltre Chomsky e De Saussure è Tolkien, o Tolkien come diciamo noi in italiano. Cosa ha fatto Tolkien? Ha fatto quello che fanno i linguisti, cioè si è inventato una lingua. Ma perché? Si parla ancora adesso qui noi stasera di Tolkien perché lui, accanto alla lingua, ha creato un'epica. Cioè la lingua nuda non vuol dire nulla se non porta dietro un mondo di storie. E quindi l'esperanto non, non ha attecchito come le lingue di Tolkien, fermo tutto quello che ho detto rispetto al fatto che non può essere capito a Tokyo, perché non ha una sua letteratura propria. Certo, uno può tradurre anche l'Iliade in esperanto, ma è un'altra cosa. Quindi, diciamo, la, le lingue artificiali create a tavolino non hanno mai avuto successo proprio perché non sono l'espressione di una cultura, di un popolo. E guardate che sentirmi dire queste cose qui, siamo al contrario di quello che ho detto. Ma è evidente che io non sto negando il fatto che poi una lingua sia portatrice di un mondo. La questione della scultura è molto, molto più complicata. Perché investe almeno due fattori, tre fattori diversi. Primo. Intanto la scrittura agisce, la scrittura deriva da una rete neuronale che vede ovviamente quella del linguaggio, ma è separata. Un mio collega francese, Stanislas Dehan, che è un po' una specie di omologo di fare le cose che faccio io, ma lo fa con i numeri e con la scrittura, è bravissimo, molto bravo di me, per esempio ha capito... Che nella scrittura entra la capacità del cervello umano di riconoscere le microsimmetrie e, e ha capito, per esempio, che le dislessie, che sono dei disturbi che investono la, tra, la transcodificazione da suono a eh, elemento alfabetico, spesso sono dei disturbi nella capacità di riconoscere le simmetrie. E questo dà delle indicazioni anche molto importanti su come affrontare il problema dell'educazione, delle strategie nascoste per riuscire, cioè non nascoste, volevo dire nascoste, delle strategie eh, ausiliarie in cui chi soffre di dislessia può trovare il trucco per, per riuscire a venirne fuori senza avere problemi. Poi per quanto riguarda la scrittura ci sono altri due fenomeni molto interessanti. Il primo è che come lei sa, eh, se va in Cina e apre il quotidiano principale, eh, lo apre in una zona della Cina e poi in un'altra, anche se parla in due modi diversi, lo leggono tutti e due. Evidentemente ha avuto dei vantaggi in termini di comunicazione enormi, ma non sono linguistici: è proprio questa ricodificazione del linguaggio in immagini che è un'altra cosa. Andrebbe esplorata ancora di più, ma c'è tanta strada, ci sono anche persone esoniche, quindi chissà che magari non scoprono proprio loro delle leggi fondamentali della, della, della trascodificazione di immagini. E poi c'è un'altra cosa che mi piace aggiungere, che è l'arte. Il mondo arabo, per esempio, che ha la proibizione, la pittura umana ha nella, nella trasposizione della scrittura dei, delle immagini stupefacenti, quindi la scrittura che diventa da oggetto utile e oggetto bello. E allora si apre un mondo nuovo che però non so affrontare e che probabilmente ha eh, delle similarità. Ecco, quello che posso dire è questo. Se quello che Chomsky dice e che noi della nostra generazione abbiamo provato in termini quantitativi e sperimentali è vero, forse quello che accade nell'apprendimento del linguaggio accade anche in tanti altri domini cognitivi. Due di sicuro, dopo il linguaggio, sono la musica e la matematica. Mi ricordo Chomsky a una conferenza, io non credo che l'abbia scritto, però a una conferenza, qua eravamo assieme in Olanda, all'Accademia Reale, lui disse, la matematica è come la grammatica con una sola parola, uno. Poi potrei dire anche zero, probabilmente se ero matematico in sala avrebbe detto zero e avrebbe costruito tutti gli insiemi numerici a partire da quello. E poi la musica, ecco, probabilmente... E quindi i medievali tornano di nuovo. Matematica, musica e grammatica sono l'impronta digitale degli esseri umani. E tutti e tre si basano su questi setacci naturali che precedono l'esperienza. Ancora qualcuno? Te ne faccio una io? Beh. Una delle cose più affascinanti ne avrei io tante da fare a te, perché eh no, no, davvero, eh, siamo noi che facciamo a te, eh, va bene. E, Una delle cose più affascinanti, naturalmente, è: ma come ha fatto a insorgere il linguaggio? Il, come ha fatto a insorgere. Poi io penso che linguaggio e coscienza siano stati veramente. Eh, siano nati un po' insieme, no? Uh, allora, innanzitutto mi ha sempre colpito una frase che ho imparato da te, e cioè che gli animali hanno un vocabolario, ma questo vocabolario è fatto di frasi, cioè se c'è una cosa assolutamente sbagliata che è stata molto sostenuta, è che gli animali non hanno simboli. Non è assolutamente vero, no? Cioè appunto hanno una serie di frasi e queste frasi sono tante, per esempio a livello, non so, nelle colonie delle scimmie nel... mentre invece gli uomini hanno un vocabolario di parole che possono mettere insieme come vogliono. E adesso ti dico quello che io ho sempre un po' pensato adesso per rispondere a questo, a questo quesito che ovviamente non so se riusciremo poi a, nel tempo a risponderci veramente. E cioè che la coscienza sia nata quando a un certo punto dalla domanda a che cosa serve questo? a cui tutti gli animali in qualche modo rispondono, per istinto, per, uh, per insegnamento del, del, uh, dei genitori, eccetera, uh, è insorta la domanda uh, che cos'è questo, uh, che, uh, <coughs> che significato ha questo. E da un certo punto di vista mi aveva sempre colpito una, una cosa che avevo imparato da un, da un romanzo, direi, da... Da, da, un, da un romanziere che era uno psichiatra americano che andava per la maggiore quando io ero, ero là, che citava Pierce Beh. e che dice che il preciso momento in cui c'è un salto nel bambino mm. è che anche il bambino comincia a indicare col dito, so, questo, questo, e poi a un certo punto dice per la prima volta questo è un tavolo. Ah, sì, sì. e questo è volevo chiederti appunto uh -huh. ci aiuti a andare a fondo allora adesso intanto chiudiamo le porte che non si esce fino alla fine del lungo ponte perché Mauro ha, ha centrato tre punti sostanziali allora cerco di rispondere di non, di non scappare a nessuna delle tue eh, osservazioni la prima è l'aggancio linguaggio e pensiero, io lì non sono d'accordo ma tu in questo sei totalmente chomskiano, cioè Chomsky l'ha proprio detto adesso, l'origine del linguaggio è, la, è la, dovuta alla necessità di organizzare il pensiero. E io non sono d'accordo con lui, ovviamente l'imbarazzo è enorme, però cerchiamo di argomentare. Però tu lo fai in un modo più sofisticato, perché parli di coscienza, che è, un è una parola che io penso di non aver mai usato in un termine scientifico. Eh, il professor Ceroni Mauro è autore, insieme al professor Savoldi e al professor Vanzago di un testo di riferimento, si chiama La coscienza, credo proprio, è un testo monumentale, che però è proprio un riferimento d'obbligo per chi vuole studiare questo tipo, questo, questo tema. Io sfuggo perché c'è un solo aggancio per me tra la coscienza e il linguaggio ed è questa parola meravigliosa che fu anche al centro di un meeting eh, di tre anni fa, credo che sia io. Io è un miracolo. È un miracolo che noi che siamo fatti di acqua, come qualcuno dice, no? che si, quanti, quanti cosa siamo? Tipo 60% d'acqua, 40%... Di più, qualcuno dice che, siamo, dice che noi siamo tutti dei meloni ansiosi perché probabilmente noi meloni ansiosi che riusciamo a dire io, se non è origine di una meraviglia tener, tenera questa cosa. E poi pensate tra l'altro che io nasce insieme a tu, cioè non c'è io senza tu. E allora pensate, che bello, noi meloni ansiosi che riusciamo a riconoscerci e riconoscere l'altro insieme a noi. E allora, però, ci vuole un bagaglio che è la conoscenza della coscienza, che io non ho. Per le altre due cose, secondo me, sono tutte e due bellissime. Dunque, sugli animali, tu hai detto in sintesi quello che sarebbe, diciamo, lo spartiacque vero tra il linguaggio degli animali e noi, cioè noi abbiamo delle parole e le parole le ricombiniamo facendo le frasi. E ho appunto, quello che dico è: gli animali hanno dizionari di frasi fatte che non possono decomporre e costruire. Però, vedete, non è tanto il fatto che io possa dire ho mangiato una fragolina di bosco, che, eh, che, che voi non vi aspettate che io dica in questo momento, che allude a un'esperienza che voi potreste aver previsto. Ma io posso anche dire ho dipinto il cielo di blu. E anche questa è un'esperienza che potreste voi aver avuto segmentando la mia frase, ma io posso dirvi anche, ho mangiato un cielo di fragola. E voi questa frase non l'avete mai sentita. Allora, noi esseri umani non solo decomponiamo le nostre frasi, ma ne costruiamo di mai provate. Ecco, quello che noi abbiamo in più degli animali è questa capacità di esprimere ricombinando gli stessi elementi, ma anche di inventarne di nuovi. Se io vi do due nomi e un verbo. Tipo Abele, Caino è Uccise. voi potete dire Abele uccise Caino, Caino uccise Abele, stesse tre parole, sintassi diversa, significato opposto. Questo lo facciamo solo noi, ma noi sappiamo anche combinare cose nuove. Sulla questione del simbolo è un altro motivo di litigio, non solo tra me e Chomsky, ma tra me e un'autorità riconosciuta nell'ambito scientifico, che è stato anche direttore del Museo di Scienze Naturali di New York, che si chiama Ian Tapperson. Col quale ho scritto anche un articolo insieme a Chomsky, lui sostiene che la distinzione tra noi e gli animali sia che noi abbiamo i simboli e loro no. E io, tutte le volte che scrivo un libro, scrivo che secondo me è un'idea sbagliata. Perché è sbagliata? Intanto, cos'è un simbolo? È difficilissimo definirlo come un simbolo, qui davvero ci vorrebbe eco, eco pierce, e insomma, però grosso modo possiamo dire che un simbolo è qualcosa che sta al posto di qualcos'altro. Se io metto un cappello su una sedia a teatro, chi arriva dice: Oh, ha sbagliato, ha pensato che fosse una cappelliera, no, dice: Questo posto è preso. Se io sono un gatto, faccio la pipì sullo zerbino di quella casa, arriva un altro gatto e dice: Anche quello lì è preso. Passa di lì una libellula. Non dice la stessa cosa, dice: Oh, che odore di pipì di gatto, probabilmente, nel senso che non capisce quella cosa perché per capire un simbolo ci vuole un decodificatore. Ma gli animali ce l'hanno. Quello che noi abbiamo in più di loro è la concatenazione dei simboli che loro non hanno. Quindi, secondo me, lo spartiacque umano non è la nascita del simbolo, ma la nascita della sintassi. Secondo me non c'è motivo per pensare che ci sia stato un momento in cui gli esseri umani avessero solo parole senza sintassi e comunque non abbiamo le prove biologiche. Ehm, c'è una sola cosa che dico, immaginiamo di essere degli archeologi del futuro, no, no, anche del presente, di trovare una zona del deserto in cui chiaramente c'erano stati gli esseri umani. Come facciamo a capire se questi avevano un linguaggio o no? Vabbè, ci troviamo un libro, sì. Poi potremmo dire, vabbè, potremmo trovare un, un, un artefatto complicato e quindi gli artefatti complicati non li fai a, a gesti, a gruniti. Però poi ci voltiamo e vediamo un favo fatto dalle api, che è complicatissimo, ci sono queste celle esagonali che sono la soluzione migliore di riempimento dello spazio, scoperte dai matematici e dagli ingegneri forse soltanto nel Novecento però le api non hanno il nostro linguaggio che noi sappiamo, magari poi hanno scritto quattro divine commedie e noi non ci abbiamo accesso, però immaginando che ciò non sia vero, quindi neanche l'artefatto, allora potremmo dire, allora l'organizzazione sociale che giustifica la presenza del linguaggio, poi guardiamo, dopo aver visto il favo, guardiamo c'è un formicaio, troviamo la regina, le operaie, ed è evidente che anche lì c'è un'organizzazione sociale. Allora mi sono detto, ma allora non c'è possibilità, in assenza di scrittura, di capire se una certa popolazione aveva il linguaggio e mi sono dato una risposta che non è una risposta scientifica, chi fa scienza sa che le, eh, le risposte scientifiche sono quelle che si possono falsificare, io non posso falsificarla, però è una congettura, mi sono detto il linguaggio c'è se e solo se in un intervallo sufficiente di tempo cambiano le cose, cioè se c'è il progresso. Un ragno quando nasce fa la ragnatela che è un oggetto ingegneristico altro che ponte sullo stretto. Deve resistere a delle sollecitazioni tremende una ragnatela, ma un ragno la fa come l'aveva fatta sua mamma e sua nonna, non rifà una ragnatela migliore. Noi se non siamo così cretini, dobbiamo andare a male tutto il pianeta. Quando nasciamo, non riscopriamo la ruota a tre anni, il fuoco a sei e poi rifacciamo tutta la storia dell'uomo. Iniziamo da dove avevano finito quelli che arrivano prima. Ecco, secondo me il progresso. Dovrebbe essere il sintomo del linguaggio, speriamo. Per Roma. E su questo io, guarda, faccio, mi porta fortuna venire a parlare qui dal, al, al centro culturale. Io sto studiando Lucrezio in questo momento e ci sono delle cose sull'origine del linguaggio che se riesco a metterle insieme in un futuro, quando avete bisogno di acqua ancora, io vengo a parlare. Eh, accendo in una cosa, eh, hai parlato di limite a sì. eh, tre quarti del, della conversazione. Se puoi fare ancora qualche esempio, ehm, proprio appunto legato al linguaggio, al fatto che noi riconosciamo le lingue impossibili e stiamo all'interno invece di una, di una modalità che, che fa esprimere. E legato a questo, quando accennavi adesso a prove che non... Posso, eh, non, non posso falsificare prova della scienza che adesso c'è col tema del limite sono difficili questa cioè, cioè, domanda, questa è una domanda complicatissima. Allora, sulla questione del limite io direi così, um, la, la, prendo, la prendo in modo il più generale possibile. Quando è che tu generi senso nella realtà? Quando costruisci qualcosa che si distingue da qualcos'altro. Ferdinand de Saussure, in una di quelle frasi che ho messo nel librino, secondo me, in una frase. Io non ho tatuaggi, vi dovete fidarvi. Eh, se ne avessi, ne vorrei due. Uno è la tavola periodica degli elementi, ma questa starebbe sulla schiena, mi immagino. E l'altra sarebbe una frase di Saussure che dice: Nella lingua non esistono se non differenze. La sua intuizione, che sta alla base dello strutturalismo, che ha dato forma a tutti gli strutturalismi del Novecento, è che tutto non vale in quanto sé, ma in quanto differente dall'altro. Nella lingua, questo lo vedo io quando devo convincere le persone, faccio vedere come funziona il sistema delle vocali dell'italiano. Se tu prendi l'ipotesi di De Saussure, immediatamente capisci tutto. Io prima non lo, non lo sapevo e quindi le vedevo in modo complicato. Capisci che, questo per dirti, che se non esistono limiti alle differenze, è, è molto vaga come, però trapasso come intuizione, se tu non riesci ad avere dei, dei limiti non puoi avere differenze, cioè che le differenze non sono infinite, perché le differenze infinite non sono differenze. Quindi, noi esseri umani abbiamo bisogno di gabbie entro le quali costruire il perimetro delle nostre permutazioni. Però in questa finitudine, finitezza, noi abbiamo una capacità infinita di associazioni. Quindi, noi siamo ancora una volta, c'è una scilla ai cariddi: noi siamo limitati nella percezione della realtà. Per esempio, noi vediamo soltanto i colori, che se non siamo daltonici ci abbiamo di fronte. Ma tra noi, per esempio, ci sono. Cioè sono daltonici? Tu sei daltonico? Ah già, già, me l'avevi me l'avevi detto prima. Per una... Ecco, ehm, oltre ai daltonici, per esempio, io, uno dice, ma perché i nostri occhi non vedono anche tutte le onde elettromagnetiche che non siano, che non siano soltanto quelle dei colori? Pensate che bello, vedere l'infrarosso. Non ti scotteresti più prendendo la teiera che era appena stata riempita di acqua bollente, no? Sì, ma se noi vedessimo anche le radioonde, beh, qui non ci vedremmo più. Perché in questa stanza sta passando la RAI, i Mediaset, tutti i nostri telefonini, magari il microonde di fianco, sarebbe una nebbia assoluta in cui i nostri occhi non avrebbero una. La capacità produttiva della nostra vista sta nel fatto di avere il limite di percezione di una fettina di onde elettromagnetiche che sono quelle che chiamiamo colori. Ecco questa fettina di realtà che poi noi ricombiniamo giocandoci qualifica noi abbiamo anche una fettina di combinazioni possibili di parole che si chiamano lingue possibili probabilmente abbiamo una fettina di combinazioni di, 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 di note abbiamo certamente una fettina di ricombinazioni di numeri forse noi siamo definiti ai nostri limiti pur nella capacità di costruire strutture che non hanno che vanno all'infinito la matematica la musica la grammatica vanno all'infinito non c'è il numero più grande la frase più lunga la melodia più lunga e questa, questa combinazione paradossale di setaccio finito, di capacità infinita di costruzione caratterizza, caratterizza tutti e solo gli esseri umani. E questa cosa qui è commovente. Sì, sì, sì. Lì, vabbè, lì è ancora più complicato. Per esempio, le lingue, tra le lingue perfette, magari tra i filosofi che, che sono qui o che mi stanno ascoltando, si ricordano l'esperienza di di Leibniz, che voleva scrivere nel 1666 la lingua caratteristica universalis, cioè una lingua fatta di simboli e quindi una lingua eh, comprensibile a tutti perché non c'erano suoni. Ecco una cosa che mi dimentico sempre di dire, che ha avuto un effetto quasi nullo. Nell'appendice della razza della lingua, io ho tradotto un pezzettino, una lettera di Cartesio che è quasi sconosciuta. Cartesio riceve da un suo amico matematico, un tal Hardy, Uh, scusa, da padre Mersenne una richiesta padre Mersenne aveva ricevuto da un suo amico, probabilmente il matematico Hardy, una ricetta per una lingua che si impara in sei ore padre Mersenne ciao Cartesio, rispondi tu come si fa, no? Cartesio dice, va bene, rispondo io la demolisce in tre righe però Cartesio, Cartesio non si limita a dire st stupidaggini dice una cosa che è un'affermazione una, un gigantesca, cioè per avere una lingua che si possa imparare in poco tempo, e lì il mio essere matematico-linguista si commuove perché dice dovrei avere un ordine in cui i concetti si susseguono come i numeri. E noi non ce l'abbiamo, siamo immersi in concetti confusi, in una Torah immensa in cui dobbiamo trovarci la strada aiutandoci ma perlustrando. Non c'è un, un, una sequenza di numeri. Però appunto come mi capita di dire a non, Chomsky, diciamo non l'ha considerata nessuno. A me ha colpito tantissimo, per questo che mi piace condividere, magari ci scriverò una cosa apposta. Eh, però cartesi la cartesi. Grazie. Dobbiamo concludere. Siamo Ok, eh, non ho capito ehm, perché, appunto, penso che tu l'abbia spiegato all'inizio: la lingua non possa essere qualcosa di eh, innato o insito nell'uomo? Eh, cioè, eh, tanto come, eh, come se qualcosa, appunto, mm, come se non fosse la nascita di una lingua, ma una lingua che gli è stata donata e poi da lì si è creata un'evoluzione della lingua, più che un mm, non so, un'invenzione un di una lingua. Allora, grazie perché mi, mi aiuti a rispiegarmi meglio. Qui ci sono dentro due cose diverse. Io volevo dire che il termine innato. Ah, proprio questo termine qui ha scatenato una polemica contro Chomsky feroce nella, nel Novecento perché un certo modo di vedere la costruzione della mente che si rifà all'empirismo inglese faceva capire che il cervello è una tabula, rasa, e che quello che tu hai dentro al cervello è frutto dell'esperienza che hai col mondo. Su questo non ci piove, è evidente, facendo così si demoliva l'idea delle idee innate di tipo platonico, cioè che tu nascevi con un bagaglio di idee innate che invece precedevano l'esperienza. Quello che io invece penso e che pensa anche Chomsky, perché poi l'ha ridetto, è che non è che esista una lingua innata, esiste una predisposizione biologicamente determinata ad apprendere le lingue. Questo è un primo problema, quindi la prima mia osservazione è semplicemente di, togliere, di, eh, di eliminare l'eventuale polemica tra idee innate e non idee innate, perché non c'è. Io e te abbiamo una faccia, la nostra faccia non è innata. La nostra faccia è il frutto di un'esecuzione di geni che hanno costruito il nostro volto. E tra l'altro, come dicevano Stephen Jane Gould e, e Richard Lewontin, eh, non tutte le parti del nostro corpo sono frutto di un gene, non c'è il gene della scella. C'è il gene del braccio e il gene del tronco. Il risultato della congiunzione ti genera la scella, ma non c'è il gene della scella. Loro parlavano dei pennacchi di San Marco, la chiesa, la, 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 la cattedrale di Venezia. E si diceva: se tu vedi l'arco, la congiunzione tra due archi ha uno spazio che non è uno spazio voluto dall'architetto, che deve esserci perché tu costruisci l'arco. Quindi esiste una, un, diciamo, un aspetto che è dovuto a progetti. E che però non è innato, cioè non viene preformato, quindi non c'è una lingua innata, non c'è una faccia innata, non c'è un diciamo, non c'è una matematica innata. Poi tu però hai usato la parola dono. La parola dono è evidente, implica una lettura relazionale dell'esistere. Anch'io la userei, ma non la userei per la lingua, la userei per tutto. Io non ho scelto di esistere. Quindi in questo senso si capisce che non può essere poi circoscritto a dire noi abbiamo il dono della lingua, però non so, un'altra cosa viene acquisita. Quindi bisogna pulire un po' il campo e cercare di fare un'operazione, diciamo, di lettura, eh, di lettura della realtà in termini razionali, e vedere quanto tu puoi eliminare degli elementi che non servono come le idee innate ma utilizzare viceversa degli elementi che tu puoi considerare come ragionevoli, come il setaccio della lettura della realtà, alla quale poi però tu poi devi ricondurre l'esperienza umana finale. Ecco, rimane la questione eh, fondamentale radicale della questione appunto riferita rispetto al dono, però io non credo che sia un linguista o un fisico a dare una risposta su questo tipo di domanda radicale. Non so, però guarda che la mia opinione vale come la tua, eh, quindi... E così, un po' lapidaria. Secondo lei che relazione c'è tra il linguaggio e la percezione del mondo, la percezione delle cose? Non è rapidaria, è una domanda molto interessante a cui ho fatto allusione, però veramente non ce la faccio a spiegarla in due minuti. E, diciamo così, cerco di non liquidare la sua domanda perché è molto interessante e dire questo. È evidente che c'è una relazione tra la percezione del mondo e il linguaggio. Per esempio, se io vedo una testa, la chiamo testa, il suono è testa, mi giro e vedo altri esemplari che per quanto diversi possono essere visti nella mia intuizione come riproduzione di quel primo esemplare. La mia parola cambia e diventa teste. È evidente che il cambiamento del suono da A in E nella mia grammatica indica la molteplicità. La molteplicità vuol dire che io sto incorporando nella mia grammatica un'esperienza, che è la visione di una cosa unica o di tante, e la grammaticalizzo. Una cosa simile ma totalmente fuorviante è il tempo verbale. Io posso dire sono stanco, ero stanco, sarò stanco. Uno dice, vabbè, è tutto lì il tempo, presente, passato, futuro. Non è vero. Pensate che l'unico che ha un modellino, secondo me, credibile del tempo è un fisico, Hans Reichenbach, che ha costruito un modellino dell'interpretazione. Magari lei è linguista, quindi dico delle cose quasi linguiste, mi fa capire. Um, Esistono però degli elementi che non ci sono nella realtà e che sono però nel linguaggio. Ne, ne faccio uno di esempio, perché questo è l'esempio che io preferisco in assoluto e in altri libri che non sono questi, per esempio se a lei interessa può vedere le lingue possibili o i confini, di bene. Ci sono degli aspetti della lingua che non possono essere nella realtà. Sa uno di questi qual è? La negazione. La negazione... È un fenomeno linguistico che caratterizza tutti e solo i soli sistemi semiotici di comunicazione umani. Gli animali non negano, si rifiutano, ma noi neghiamo, tant'è vero che noi abbiamo anche la doppia negazione. Non ti dico che non partirò. Per il nostro cervello non è una gran fatica interpretarlo. Poi non, ovviamente qualcuno sbaglia e pensa che se dico non arriva nessuno vuol dire che arriva qualcuno. Invece quello è un fenomeno che si chiama Negative Concord, proprio studiato da Luigi Burzio a Johns Hopkins tanti anni fa. Una, un linguista molto influente, molto capace. Quindi non tutto quello che sta nella lingua arriva dalla realtà, però c'è anche il viceversa. Allora, a quest'ora è difficile, se vi parlo del verbo essere a quest'ora, ho scappato, ho addormentato, mi avvelenate. Quindi magari poi chi lo rivedrà, se rimane disponibile, lo vedrà tutto il pomeriggio di Ferragosto, quindi ci sta dicendo. Quello. Però vi assicuro, è tardi e abbiamo un po' sonno. Però perché mh, voglio fare questo riferimento? Perché ehm, la. Eh, come dire, cerco di trovare il modo più. Eh, diciamo così. la Ecco, facciamo un esempio più semplice. Lei sa come, come quando si vanno a prendere. Fish and chips come si dice in italiano? Lo saprà lei, se fa il linguista. E eh? e eh? patatine, patate. Come si dice patata in francese? Non lo sa? Chi è che sa come si dice patata in francese? No, frito on dit si tu a Parigi pomme de terre, c'è qualche pavese, forse anche a Milano si dice pomme de terre. Non si dice solo a Pavia fuma Terra, vedi, noi abbiamo avuto un'influenza francese più forte perché nel Lombardo Veneto erano un po' spostati verso il confine. Questo per dire c'è un oggetto che, che, che noi chiamiamo patata, e eh, che in una lingua romanza non ha un nome corrispondente, si chiama mela di terra, pont de terre. Ora è evidente che quello che in una lingua lei dice con una parola, in un'altra si dice con una parifrasi. Ecco, questo capita ovunque. C'è una parola su tutte le parole della quale io mi sono appassionato e che ha caratterizzato tutta la mia ricerca per i miei primi almeno 15 anni. Però non l'ho mica smessa, anche ieri pomeriggio ho finito. È il verbo essere. Il verbo essere, intanto, è un verbo che non c'è in tutte le lingue. Ma allora, nelle lingue in cui non c'è il verbo essere, non posso parlare di essere? Allora io non vi do la risposta perché è troppo tardi, però vi posso assicurare che, come per la patata, il verbo essere può essere detto in perifrasi. Cioè, quello che in una lingua lei può dire in una parola, in un'altra lo dice in più parole. Ma non esiste un concetto che in una lingua non può essere espresso rispetto a un'altra. Ma siccome noi siamo dei raffinatoni, dobbiamo anche ricordarci che io non sono sicuro che quando io dico casa, che è una parola semplicissima, io intendo la stessa cosa che intende lei. Quindi, anche all'interno della stessa lingua noi dobbiamo chiederci se le stesse parole veicolano la stessa impressione della realtà. E siccome la risposta è ovviamente sì, perché altrimenti noi non ci capiremmo, vuol dire che questa ipotesi di corrispondenza in una traduzione perifrastica deve reggere sempre. Se vuole le faccio ancora una domanda e poi l'esame è finito. No, scherzo, è molto bella questa domanda, però ci vuole tanto tempo. Buonanotte, buon bon mi. Ciao. Il, il fascino maggiore in fondo non sono i singoli elementi non è il linguaggio in sé non è il cervello in sé non è il pensiero in sé oppure il, è questa connessione incredibile che il mistero più profondo in fondo è, è questo no? l'innesto il limite e l'infinito ma sono necessariamente insieme E, no, e se fosse solo l'infinito non, ma non ci sarebbe neanche ci sarebbe neanche sì. forse Infatti per questo canale, di lui ci vuole tenere qui, eh, però noi scapperemo, ma è esattamente quello che dici tu, cioè eh, non c'è ci limite, non c'è senso se, se non c'è limite e quindi e ci sono due cose di cui noi dobbiamo stupirci, di esistere e dell'infinito, poi il resto viene. Eh, permettetemi due, tre avvisi. Allora, il prossimo evento del Centro Culturale sarà eh, l'incontro dal titolo La giustizia, un cammino da ritrovare. Venerdì 5 maggio alle 18.15 in collaborazione con Libera Associazione Forense. Dialogo con Francesco Occhetta, Fondazione Vaticana Fratelli Tutti e Comunità di Connessione, Monica Cali, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, e Corrado Limentani, membro del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Milano. Um, vi invitiamo, vi chiediamo se volete, se potete, a donare il 5 per 1000 per il Centro Culturale per sostenere quest'opera così fondamentale, come anche stasera si vede. E uh, la scuola di scrittura Flannery O'Connor, ultimi giorni per l'iscrizione al corso in 5 puntate con Benedetta Centovalli. L'io disarmato, scrivere in prima persona. Invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito. Buonanotte a tutti. thank you